leggevo i dati di risparmio in termini di mancate emissioni nell'ambiente di questa nuova linea metropolitana che a regime, leggevo gli studi, comporterà 75.000 tonnellate di mancate emissioni di CO2 nell'aria, tanta roba, come dicono i ragazzi. Aspetta, Grazie, grazie a voi. Capodanno, aspetta, 4, 3, 2. Su tutte le mani. Ale. Grande. L'Italia del sì che fa metropolitane, allarga le autostrade, lavora sui porti, sugli aeroporti, fa i ponti per unire il paese. Quindi io penso che se l'Italia del sì unirà la politica nei prossimi anni, l'Italia tra 4-5 anni sarà il paese più moderno, più avanzato, più innovativo, più green, ma in maniera intelligente, non green all'europea, tutti sull'auto elettrica cinese. E quindi sono ben contento di contribuire ai lavori per le metropolitane a Milano, a Roma, a Torino, in Sicilia, la TAV, il tunnel del Brennero, la diga di Genova, la Napoli-Bari, il ponte sullo stretto, la 106, quindi devo dire che sono stati 8 mesi entusiasmanti e ci saranno altri 4 anni avanti, perché questo è un governo solido, scelto dagli italiani. L'obiettivo è di stare in carica, se gli italiani vorranno, almeno 10 anni, perché mi piacerebbe inaugurare la metro C a Roma, il ponte sullo stretto, i treni della TAV e del Brennero, la diga di Genova, e quindi ci sto mettendo tutto l'entusiasmo. Rito ambrosiano vuol dire che è un ministero che sblocca, che accelera, che semplifica, che modernizza, che non si ferma davanti ai non si può. Non si può sulla metropolitana, non esiste, non si può sul codice degli appalti, non esiste, non si può sul ponte dello stretto, non esiste.